Stefano Voltolina è morto a 26 anni, suicida a Padova. Alam Yagarin, 40 anni, morto suicida a Cuneo. Fabrizio Pullano, 59 anni, è morto suicida ad Agrigento. Andrea Napolitano, 33 anni, è morto suicida nel carcere di Poggio Reale. Mahmoud Ghulam, 38 anni, è morto suicida sempre a Poggio Reale. Luciano Gilardi, 34 anni, è morto suicida sempre a Poggio Reale. Antonio Giuffrida, 57 anni, morto suicida a Verona. Getom Bislimi, 34 anni, è morto suicida a Teramo. Ahmed Adel El Sayed, 34 anni, morto suicida a Rossano Calabro. Ivano Lucera, 35 anni, è morto suicida a Foggia. Michele Scarlata, 66 anni, è morto suicida ad Imperia. 38 anni, morto suicida a Verona. E per ultimo, pochi giorni fa, Usmane Silla, 22 anni, morto suicida a Ponte Galeria. È una strage silenziosa. A Poggio Reale, 3 suicidi in una settimana. I posti disponibili sono 1.600, quelli occupati oltre 2.000. A Rossano Calabro 300 detenuti su una capienza di 260. A Teramo tasso di affollamento del 160% nel 2023. Ad Agrigento 280 posti disponibili, oltre 330 quelli occupati. La situazione delle nostre carceri è un dramma evidente a tutti. Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione, è una frase attribuita a Voltaire che è molto conosciuta. Allora oggi non siamo qui nel merito di discussione su qual è la soluzione, e spero potremo farlo dal vivo con le proposte su cui si parla, ma siamo per dichiarare che è impossibile dire oggi in quest'Aula che non è un'urgenza parlarne. E allora dichiaro anche il voto favorevole del nostro gruppo all'urgenza su questa proposta.